Allora, buonasera a tutti, siamo al processo del lunedì, siamo ospiti del bar La Dolce Vita di Vighizzolo e siamo qui con i tre responsabili. Abbiamo il signor Pellizzoni che è responsabile del settore giovanile del Monte Solaro da un bel po' di tempo. Poi abbiamo due baldi giovani che sono praticamente laureati in scienze motorie, il Ballabio che praticamente è allenatore dei pulcini del Cermenate e Tizza, anche lui diciamo responsabile e allenatore all'Eracle di Sanfermo. Allora, per quanto riguarda stasera, il nostro incontro è per evidenziare l'importanza dei settori giovanili, che questi praticamente per quanto riguarda le società dicono tutti che ci tengono, ci tengono, ci tengono, poi diciamo che chi lavora per il settore giovanile c'è sempre dei grossi problemi, magari a reperire, magari un rimborso spese per persone che sono specializzate in questa categoria ed è sempre più difficile trovarne in questa categoria. Poi c'è il discorso federazione, è un discorso che magari io e Pellizzoni abbiamo, diciamo, siamo ormai da 15 anni in lotta per magari cercare di togliere questo benedetto risultato per quanto riguarda le categorie pulcini ed esordienti, che sono praticamente le categorie che anche vincendo un campionato non hai nessun merito, diciamo, sportivo e federale. Quindi magari togliendo anche questa problematica di portare magari bambini che non sono ancora all'altezza magari di giocare perché ci mettono magari qualcosina in più a diciamo, imparare come si deve stare in campo, come va gestito un pallone, forse è meglio magari togliere i risultati e aumentare magari le distinte con 10-15 bambini. Quindi le cose che adesso andremo a chiedere è sicuramente sia l'importanza del settore giovanile, visto che considerato che abbiamo due laureati in scienze motorie e mentre Pellizzoni diciamo che le scienze motorie le ha guadagnate sul campo in 15 anni. Quindi passo la parola a Pellizzoni che è il più anziano, quindi gli diamo per primo la parola. 15 anni, forse anche Anche di più. molto. Stiamo fermi al 50, via. Niente, allora io sono Pellizzoni Claudio, vengo dal GS Montesolaro, sono arrivato nel 2000 dopo aver girato alcune società della Brianza, della zona, insomma. E quando il presidente Porro Fabio mi ha fatto la proposta appunto di fare questo progetto, organizzare un settore giovanile lì a Montesolaro, avevo un po' di dubbi, insomma, la perplessità era che un paesino come Montesolaro, 1500 persone, come faceva a fare delle squadre, insomma, ecco, a fare i numeri con i bambini. Vabbè, abbiamo fatto questa scommessa e siamo partiti, c'erano 3-4 squadre, piano piano, ecco, siamo andati avanti, siamo entrati nella scuola calcio di base. Poi andando avanti abbiamo avuto altre squadre finché siamo arrivati anche alla scuola calcio riconosciuta. E già da 2 anni noi facciamo parte della scuola calcio d'élite, che sarebbe poi la vecchia scuola calcio qualificata, ecco. E questo appunto facendo un lavoro, credendo proprio al settore giovanile, che vuol dire far giocare tutti i ragazzi. Non andare per forza, specialmente a livello di pulcini esordienti, a fare il risultato. Ecco. Abbiamo avuto degli incontri con la federazione, mi ricordo che, ma no, ma se devo dire la verità, anche la federazione, insomma, dicevano di non dare, per dire, di non dare i risultati ai giornali. Ecco. Però beh, questo è stato detto, però se noi istruttori dopo ci chiamano e diamo risultati,
non arriviamo a nessuna conclusione. Insomma. Noi, ecco, come scuola calcio di elite, abbiamo fatto anche un progetto e siamo entrati appunto nelle scuole elementari, dove entriamo a fare, ecco, abbiamo fatto questo avviamento allo sport. E io lo considero importante perché i ragazzi adesso si presentano in campo, arrivano a giocare dove manca tutto, manca proprio la coordinazione. Per dire, i miei tempi avevamo i cortili, con i cortili si faceva tutto. Più che oratori, continuo a dire gli oratori, sì, anche gli oratori, ma anche le altre, però secondo me quando uno veniva a casa da scuola c'era il cortile, c'erano tutti i ragazzini, si faceva qualsiasi gioco, manca proprio i fondamentali, cioè la corsa, le coordinazioni, ecco. Quindi bisognerebbe lavorare proprio sulle coordinazioni.